abbi lieti calici e la bellezza infiora e la... Spettacolare performance dei 125 allievi del progetto Masterclass Italy 2015 che ieri sera si sono esibiti nel Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, offrendo il meglio della loro preparazione musicale. Il concerto di gala, inizialmente previsto in Piazza Garibaldi, vestita di giostra, è stato dirottato all'ultimo momento nella splendida cornice del Teatro Comunale. Più volte applauditi dal pubblico, i giovani studenti hanno riproposto un ampio repertorio lirico, a cominciare dai brani di Verdi, Mozart e Puccini. È un evento che arricchisce il cartellone estivo del Comune di Sulmona, fatto notare il sindaco Peppino Ranalli. Nonostante le ristrettezze economiche, abbiamo portato nel capoluogo peligno la musica di altissimo livello. Siamo contenti che l'associazione Suoni in Movimento abbia scelto Sulmona per alcuni giorni di studio su musica, danza e canto, sottolinea Ranalli. Sicuramente sì, fortemente voluto da me qui a Sulmona. E per la prima volta si svolge nella nostra città una settimana intensa di studio, di prove, e ad oggi con questa manifestazione qui al Teatro Caniglia una offerta di questa sera di gala per la città di Sulmona. Soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico dell'associazione Francesco Civitareale. Il concerto è andato benissimo, al di sopra delle nostre aspettative. In calza Civitareale, che ha ricordato che il gruppo di studenti ha fatto anche il giro della Valle Peligna, conoscendo aree geografiche del territorio di particolare interesse e di spiccata vocazione turistico-culturale. Siamo stati a Vittorito, a Corfigno, in una grandissima manifestazione per il centenario della guerra mondiale. Siamo stati a Corfigno ancora una volta, a Sulmona, abbiamo fatto dei flash mob, quindi abbiamo molte manifestazioni in una settimana, veramente un lavoro molto molto intenso, ma che piacere farlo in questi luoghi magnifici della Valle Peligna e del Sulmontino. Gli allievi della Masterclass, guidati da professori orchestrali di livello nazionale e internazionale, sono stati apprezzati dai sulmonesi, che hanno commentato: ciò che abbiamo visto e sentito stasera è qualcosa di spettacolare.